Ebbene sì, ragazzi, siamo qua per parlare proprio di Mankind Divided. Dunque, Mankind Divided è il seguito di Deus Ex Human Revolution, il reboot della saga uscito qualche anno fa. Svariati anni fa, perché era ancora sull'altra generazione di console. E Human Revolution fu una grossa sorpresa un po' per tutti, perché con l'hype che aveva alle spalle, con la pressione che aveva sulle spalle, siccome era un reboot di una saga importantissima, era riuscito a sorprendere un po' tutti, perché aveva riportato in vita una saga ormai morta in maniera decente, più che decente. Era egregiamente strutturato Human Revolution, senza ombra di dubbio, che è una cosa piuttosto rara. Di solito quando avviene un reboot, molte volte può essere un prodotto di buona fattura, ma molte volte passa un po' in sordina perché non ha niente che lo, diciamo, che lo rende memorabile in un certo senso. E visto il successo di questo Human Revolution, ovviamente Square Enix ha puntato moltissimo su questo seguito, non solo su questo seguito, ma la creazione di un nuovo franchise vero e proprio. E quindi siamo qua per parlare di questo nuovo capitolo uscito da poco. Quindi, per cominciare, direi: che cazzo è successo? Cos'è successo? Ve lo dico io che cos'è successo. Questo titolo, come il precedente Mankind Divided, per l'appunto ha un potenziale enorme. Ma se Human Revolution era coerente con se stesso, con una struttura che si dipanava in maniera, diciamo, omogenea nel corso di tutta l'avventura, per giungere poi a un finale che, benché non piacesse a tutti, rappresentava una conclusione di un viaggio strutturato egregiamente come ogni storia raccontata da un qualunque media dovrebbe esserlo, Mankind invece è stato brutalmente strappato a metà. Ma brutalmente. È evidente, perché quando finalmente la storia comincia a ingranare seriamente e lo schema più grande di cui fa parte inizia a rivelarsi, il gioco finisce, porca puttana! Finisce! Mankind Divided riprende 2 anni dopo gli eventi di Human Revolution, e benché ci fossero dei finali multipli, la storia prende in considerazione un unico evento, il più importante, ovvero l'incidente dei potenziati, ignorando praticamente qualunque ripercussione di una qualunque delle nostre azioni passate. Quindi quello che avete fatto in Human Revolution qua in Mankind Divided non ha assolutamente peso. Per chi ha giocato Human Revolution, ritrovarsi catapultati 2 anni dopo tali eventi in questo modo fa un po' pensare: quello che ho fatto non è servito a nulla, io non conto un cazzo. Da un lato però è comprensibile, Human Revolution non si sapeva bene se avrebbe avuto successo o meno, quindi vogliono ripartire da zero, vogliono ripartire come Dio comanda con questa saga, ora che hanno la sicurezza di poter sfruttare il brand, e non nella maniera buona, lo vediamo dopo il perché. In seguito a questo incidente, comunque, questo incidente dei potenziati, qui l'inventore dei potenziamenti scatenò una sorta di virus che colpì solo i potenziati, per dimostrare al mondo quanto essi fossero sbagliati e pericolosi, o perlomeno i potenziamenti fossero sbagliati e pericolosi, cosa che poi noi tra l'altro siamo riusciti a sventare, ma come ho detto qui non ha importanza, nessuno se la incula. L'umanità si è divisa nel terrore, e ciò ha portato allo stabilirsi di una società basata sul pregiudizio e sulla discriminazione, con conseguenti tirannie e abusi nei confronti dei potenziati, ormai etichettati come minaccia e causa di tutti i problemi. In poche parole, in Mankind Divided l'obiettivo di Hugh Darrow è stato raggiunto. Soprattutto il caos, gli Illuminati tirano i fili della società per i loro sinistri scopi, e sebbene fossero solo parzialmente citati, Newman, qui sono tra i protagonisti assoluti della storia. D'altronde, nella serie Deus Ex hanno sempre ricoperto più o meno un ruolo importante, c'erano sempre alla fin fine. Il nostro protagonista fa ora parte di una task force dell'Interpol, e come sia finito a farne parte non lo sappiamo. Tutto viene giustificato con il fatto che dopo l'incidente Jensen è stato ricoverato in una struttura segreta, di cui non ricorda nulla perché è finito misteriosamente in coma, e voilà, problema risolto. La vicenda di Mankind ad ogni modo ruota attorno alle cospirazioni di alcuni gruppi e società che tentano di trarre vantaggio dalla nuova situazione in cui versa la società. E questo ci condurrà a Praga, nuova location scelta per l'occasione, in qualità di doppio agente, in quanto lavoriamo sì per l'Interpol, ma anche per un gruppo clandestino chiamato il collettivo Juggernaut. E anche qui, come perché siamo entrati a farne parte, viene solo menzionato brevemente, senza dare nessuna spiegazione degna di essere definita tale. Ad ogni modo, il modo in cui il futuro di Mankind Divided viene rappresentato è senza ombra di dubbio uno dei suoi punti forti. Il mondo di gioco è ricchissimo di dettagli, dannatamente ricco di dettagli, e caratterizzato con la giusta dose di crudo realismo che gli serve per tenere in piedi questa realtà, plausibile sì, ma fittizia.
artisticamente parlando è decisamente sopra la media per quanto mi riguarda. Cioè, le scelte di design sono sempre creative e di gusto, valorizzate da colori molto vari, che si allontanano un po' dal filtro giallognolo sempre presente in Human. E letteralmente qua il cyberpunk e l'art deco vanno a braccetto. È veramente gli artisti hanno gusto, questo bisogna ammetterlo. Ha un feeling decisamente molto più realistico, oltretutto, dimostrato anche dalla maturità dei dialoghi e delle situazioni che vedremo e in cui saremo coinvolti nel corso dell'avventura. E qui praticamente finiscono le novità più rilevanti di Mankind rispetto a Human. Ok? Non saltate alle conclusioni, aspettate di sentire il resto. Ambiente nuovo? Sì. Più vasto? Sì. Meglio caratterizzato e contestualizzato e ovviamente tecnicamente più avanzato, visto che graficamente parlando è ottimo anche se altalenante, ci arriviamo dopo. Visto che su console, soprattutto il frame rate, lascia parecchio a desiderare in un sacco di situazioni, ma la struttura delle missioni, di come si interagisce con gli NPC e di come si esplora il mondo di gioco, tutto era stato identico al sistema visto in Human Revolution. Anzi, per certi versi meno, è stato quasi fatto un passo indietro. Perlomeno in Human visitavamo due città diverse, qui una sola, un po' più grande e densa, ma pur sempre una. C'è da dire che ora le attività secondarie da fare sono aumentate a dismisura però, così come gli ambienti esplorabili, e letteralmente ho passato più del doppio del tempo a cazzeggiare in città, scovando le quest secondarie, alcune delle quali di una qualità sorprendentemente elevata, rispetto al tempo passato a giocare le missioni della storia, che è uno dei punti deboli del titolo a mio modo di vedere, e vediamo dopo il perché. Le abilità di Adam ora diventano indispensabili per scovare i numerosi segreti nascosti a Praga. Rispetto a Human la priorità è cambiata un po' in favore della mobilità. Abilità come salto potenziato, forza aumentata o il sistema Icaro sono consigliatissimi già all'inizio e serviranno effettivamente durante tutta la campagna, non solo all'inizio. Questo grazie a un ottimo level design che propone sempre, come minimo, tre modi diversi per entrare e quindi approcciarsi ad una zona, e permette al titolo di non essere mai ripetitivo nonostante il gameplay, guardando bene, è piuttosto basilare. Ritorna anche il sistema di hacking visto in Human, qui cambiato solo nell'estetica, diciamo, ed è ancora di importanza fondamentale, visto che è in grado di fornire un notevole vantaggio tattico, nonché a facilitarsi il compito a dismisura. E sempre per il discorso dei numerosi segreti e ricompense nascosti nei livelli, importantissimo per saccheggiare quanta più roba possibile. Ritornano anche tutte le abilità viste in Human Revolution, ma con l'aggiunta di nuove inedite diavolerie tecnologiche, come un raggio stordente, una corazza paraculo incredibile, la possibilità di sparare le proprie lame corpo a corpo per farle addirittura esplodere. Fino a circa metà avventura queste andranno a sovraccaricare il vostro sistema, pertanto se volete usarle dovrete disattivarne delle altre per non rischiare spiacevoli sorprese. Nonostante non siano molte le aggiunte, non siano molto originali, sono più delle variazioni della stessa cosa, si adattano bene al gameplay di Mankind Divided, fornendovi un'ottima varietà di modi di agire. Soprattutto le missioni della storia si svolgono in ambienti piuttosto circoscritti, quindi ulteriori aggiunte sarebbero andate un po' sprecate, credo, quindi da quel lato trovo che ci sia stato un buon bilanciamento senza strafare. Lo ribadisco però, se avete giocato a Human Revolution, quel feeling di more of the same con qualche attrezzo in più su scala maggiore è onnipresente. In alcune situazioni è stato fatto addirittura un passo indietro, come dicevo prima, in quanto la maggior parte delle missioni della storia, che sono poche tra l'altro, si completano in poco tempo e i livelli sono molto, molto meno complessi rispetto a quelli visti in Human Revolution. Infatti si capisce anche il perché dell'enfasi posta all'esplorazione delle varie città tra una missione e l'altra, anzi della città visto che è una sola. E qui iniziamo ad addentrarci nelle questioni spinose e meno riuscite che mi hanno lasciato un amaro in bocca che non vi immaginate. Andiamo proprio secchi. Punto primo, la storia è breve, brevissima, completabile in 5 ore tranquillamente se andate spediti ignorando le attività secondarie, cosa che non farete però a conti fatti è così, con missioni a dir poco ridicole e piuttosto indulgenti visto che non c'è mai nulla di complesso da fare. Entri nella base, vai dal punto A al punto B, recuperi questo o quello, affronti il VD di turno a suon di dialoghi, non sempre, e termini la missione, punto. Perlomeno c'è sempre una seconda opzione che coinvolge gli altri datori di lavoro di Jensen e dà un po' di pepe alla situazione, ma tranne che in due, forse tre occasioni, l'esito sarà il medesimo. Visiterete le stesse location, solo che otterrete qualche attrezzo o informazione in più, tutto lì. Trovo che gli sforzi creativi siano stati concentrati decisamente molto di più sulle quest secondarie, anziché nelle missioni della storia. Punto 2. La trama! La trama! Onestamente, quando sono arrivato al boss finale, che è anche l'unico boss del gioco, porca troia, ero contento e non vedevo l'ora di scoprire cosa avrei trovato più avanti, solo che,
Beh, dopo quello il gioco finisce, in modo alquanto brusco oltretutto. L'intera faccenda, che sembra più un preambolo della vera storia di Mankind Divided, si rivela essere LA storia. Punto! Ma si capisce bene il perché, purtroppo. Purtroppo. È piuttosto palese che Mankind Divided originariamente doveva raccontare molto di più, doveva durare molto di più e portarci in molti più posti e farci conoscere molti più personaggi. Quindi molto, 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 molto. La parola chiave è molto, molto. Ma il titolo è stato tagliato per raccontare questa storia in due capitoli anziché in uno solo. Sono state fatte sicuramente delle pressioni al team di sviluppo, dicendo qualcosa tipo: ok, ok, va bene così, il resto lo sbattiamo nel sequel che farete uscire tra un anno. Bravi, bravi, bravi. Però adesso per il momento è tutto. E stando ad alcune voci che circolano in rete, non è che siamo poi tanto distanti dalla realtà, eh? Quando la trama inizia a diventare interessante e comincia ad acquisire sostanza, evolvendosi da una questione interessante sì, ma non sufficientemente complessa o comunque estesa da giustificare l'intero plot di Mankind, a qualcosa di un po' più sostanzioso, il gioco finisce! Non conclude nulla, se non un prologo alla vera avventura. Sembra l'anteprima, la premessa che di solito ti introduce a un titolo, alla sua storia, solo che nelle prime ore di gioco, non per l'intera durata. E si capisce ancora meglio se date un'occhiata alla pagina Steam del gioco, alla scheda sul PSN Store o semplicemente al negozio che c'è in game. Già lì, un gioco single player che c'ha un negozio per le microtransazioni è stato nel titolo. Io non riesco a capire. Che cazzo è quella roba lì? Ma seriamente? Ma cos'è tutta quella roba? Cosa sono quelle microtransazioni? Ma poi, tra l'altro, chi cazzo se le compra queste cose qua? E poi abbiamo ste cazzo di storie di Jensen con una disponibile. Cioè, quindi altre No. Questa volta Square Enix ha spinto veramente troppo i limiti del buon senso, secondo me. Anzi, li ha proprio superati, come molte altre big star tra le case produttrici. Si vede chiaramente il marketing che c'è dietro. Spremere quanti più soldi possibili facendo il meno possibile, in modo da farne molti altri da cui spremere sempre più soldi. E così via. E così via. E così via. La cosa fantastica, perlomeno, è che il team di sviluppo ha deciso di non piegare il gioco a questa politica delle microtransazioni. È per questo che risulta ancora più ridicolo. La progressione nel gioco è senza intoppi, non ci sono forzature che ti spingono ad acquistare quelle porcate. Sali di livello man mano che prosegui, in modo normale, fluido e senza intoppi. E grazie a Dio, cazzo! Questo anche perché a livello normale, e anche in difficile purtroppo, la difficoltà è davvero demenziale, ridicola. Che decidi di potenziare Adam in un modo o nell'altro, non ci sono mai situazioni difficili, molto spesso l'IA è a dir poco deludente. Altalenante è veramente minimizzare. È tutta una questione di danno che ricevi, perché ogni tanto vedi di quelle situazioni. Ma nonostante questo, lo vedi il potenziale, questo che fa arrabbiare. Verso la fine, quando la storia ingrana, si fa davvero intrigante. Il soggetto stesso è intrigante. La qualità artistica e stilistica è alle stelle, e alcune missioni secondarie sono davvero belle e intriganti. Ma come la storia principale, finiscono prematuramente. O meglio, mi correggo, scusate. Ci han segato la seconda parte e ce la daranno più avanti. Fuck you, give me money. Mi riferisco ad esempio alla subquest di Eliza Kassan. Ecco, ditemi voi se non è una figata quella roba lì, e ditemi voi se non era conveniente interromperla lì, lasciandoci con un cliffhanger, per poi continuarla l'anno prossimo, o peggio ancora con qualche DLC. Eh? Porca di quella puttana. Il gameplay di questa nuova saga di Deus Ex è davvero divertente e ha una sua profondità, e veramente questo gioco mi ha preso un sacco, ma me l'hanno abortito sul più bello, e questo è davvero inaccettabile. Lo consiglio? Sì e no. Più tendente al no che al sì. Se i soldi per voi non sono un problema e volete immergervi in un universo ricco e sfaccettato, dove un gameplay ragionato e aperto un po' a tutti gli stili di gioco la fa da padrone, e soprattutto se siete dei fan sfegatati della saga, allora forse sì, ma sappiate che vi aspetta un'amara e prematura conclusione. Per gli altri invece aspettate che si decidano a rilasciare il resto del prodotto, perché questo qui è castrato, o molto semplicemente aspettate che scenda di prezzo, perché è davvero troppo poco. Un gioco completo lo hanno fatto diventare un assaggio di quel che doveva essere, per farci sui soldoni, e trovo che una compagnia che si comporta così non vada supportata pienamente. E non parlo del team di sviluppo, ovvero Eidos, ma del publisher, Square Enix. E Dio ci aiuti se anche nei prossimi titoli dovremo aspettarci una cosa simile. Molto probabile, viste le premesse. Aspetta un attimo, Final Fantasy XV... No, 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 no.
Il lavoro svolto a livello di struttura del gameplay con tutte le rifiniture di sorta, come ho detto, è ottimo. Gli intrecci narrativi lasciano intravedere qualcosa di grandioso, ma è proprio questo il punto, lasciano intravedere, perché manca la parte importante. E te la tolgono proprio quando inizi ad entrarci. Ah, non preoccupatevi, questo era il prologo, vi è piaciuto? Bene, aspettate di vedere come continua allora. Vaffanculo, cazzo. È davvero palese l'intervento invasivo che ha castrato Mankind Divided. Aveva davvero il potenziale per essere un gioco, se non da 10, molto vicino. Solo che manca la parte migliore. E l'altro timore è che siccome ciò che vedremo in futuro viene in parte da questo secondo capitolo, quando uscirà, non è che risulterà un po' datato, visto la velocità con cui progredisce il media? Quindi, da applauso al lavoro del team di sviluppo e da schiaffi in faccia la strategia commerciale. Seriamente, Square Enix, ma che cazzo ti salta in testa? Human Revolution è stato uno dei rarissimi esempi di reboot di un franchise che ha funzionato, l'ho detto all'inizio. Hanno imboccato la strada giusta e quando si parla di Deus Ex non sono mica noccioline. C'ha tanti fan, c'ha un seguito mica da niente in tutto il mondo. Non era mica facile. Poi però, perché più ci penso, mi viene in mente Konami. Gesù Cristo, no. Ne vedremo delle belle in futuro, veramente. La presenza sempre più massiccia di queste microtransazioni e cut content è preoccupante, ma è preoccupante su che scala si stanno mostrando. Anche se ormai anni, per l'appunto, che questa pratica ha preso piede nei titoli AAA. Per favore, lasciate queste minchiate ai titoli mobile o ai free to play, ma almeno quei pochi ma buoni prodotti che l'industria AAA riesce a sfornare ogni tanto, lasciateli stare, che cazzo!